Buona ragazzi, ciao a tutti da Nick Raga, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Nord-Est End. Oggi ragazzi sono qui in compagnia di Spider-Man. Ciao ragazzi. Quasi, no, o Iron, più che altro secondo me è Iron Man. Ma comunque, beh, Iron Man. Vabbè, comunque, che poi sotto sotto dovete sapere che Iron Man barra Spider-Man in realtà è Miticaccio e in realtà è lui l'attore. Allora, ciao bellissimi ragazzi. Allora ragazzi, dunque, oggi abbiamo anche un bellissimo trattore da farvi vedere. Un trattore che non è ancora uscito, non è nel mod hub, è work in progress, in lavorazione. Esternamente è a posto, internamente vedrete che non è ancora completo. E Miticaccio mi ha detto che mi passa poi un link che io passo a voi in descrizione, e perché praticamente sì, se volete potete anche voi scaricare questo trattore work in progress. Quindi praticamente se volete darci un'occhiata, il creatore ha detto non se ne fa problemi, anche se non sta, mi pare che ci arriverà nel mod hub, non lo so. Però comunque insomma, se vi interessa, Miticaccio dice che insomma non ci sono problemi e vi lascio il link e vi potete, certo, scaricare questo trattore. Di che trattore stiamo parlando? Di un Landini 14.500 oppure 14.500, non so come si pronuncia. Vi faccio vedere. Allora, è un trattore, eccolo qui, non di quelli moderni. Costa 15.000 euro, ragazzi. E c'è in due versioni, 12.500 e 14.500. Cambia nel prezzo, cambia ovviamente anche nelle prestazioni. Il 12.500 c'ha 125 cavalli, il praticamente 145 sui cavalli, va. Lasciate, sì, perdere lo 00 o 125 cavalli o 145 cavalli. E questo è il trattore, ragazzi. Fatto bene, anche se ancora è lavorazione in corso, però almeno, ok, non l'ho mai visto in vita mia, ovviamente, di persona, quindi per me è fatto bene. Poi magari chi lo conosce sul serio dice no, ma sai, manca questo, manca quello, io non lo so, però per quanto mi riguarda a me pare bellissimo. E ora ovviamente lo compriamo perché costa poco, quindi c'ha due tipologie di ruote davanti, c'ha quelle piccole e quelle larghe. Allora, ruote primarie, ruote Landini prima serie, seconda serie, poi c'è anche scritto solo a trazione, penso anteriore, non lo so, praticamente 2WD, quindi non 4x4, seconda serie, e basta, aspetta, che cosa, quante ce n'è? Allora, c'è l'M K Turbo, mi sa, l'M2 Turbo là, una cosa del genere. Credo che le ruote, insomma, credo che so 4. Penso, non lo so più o meno come funziona, raga. Ah, penso che c'è 4x4 oppure semplicemente con un solo tipo di trazione. Dove non c'è scritto niente sarà 4x4, credo, non lo so. Comunque, Landini prima serie, io terrei volentieri, aspetta, mi piace classico, però aspetta, così è. Però metti quella con i pesi blu. Qual è quello con i pesi blu? Ma che davanti? C'è uno con i cerchi e uno con i copricerchi, quelli classici. Vedi, se tu vedi c'è cerchi sì, quelli sono tipo cerchi in lega. Boh, non lo so, ma mi piace, va bene. Zavorra, senza zavorra, con zavorra, marmitta e filtro, ok. Ti conviene mettere la zavorra, tanto non ci può attaccare niente davanti, compà. E poi il colore cambia. A meno che non ci metto ovviamente la mod, quella di Peppe, che mi ci fa mettere. C'è l'attacco che si può mettere davanti, eh? C'è la mod di Peppe per fare quello. Comunque, Non lo sapevo. Sì, c'è. Ah, ok, si può colorare due tipi di colori. Landini. Aspetta, così non ho capito che è prima serie e seconda serie. Ah, tutto blu diventa seconda serie. E famolo blu, che dici? Oppure. Sì, a me blu, a me blu piace. Mizzica, 20.000 euro viene a costa? Va bene. Vabbè, capirai. Okay. Un trattore da 145 cavalli, 20.000 euro, fra. Ah, sì, no, va bene. Ok, l'ho comprato stasera. Mi serve. Allora, oggi c'è da seminare e mi pare che la seminatrice dovrebbe trovarsi già qua. Ok, tu compà invece
Mi sa che potresti dare un'occhiata al cibo degli animali intanto, perché non c'è molto da fare, quindi... Senti, non so, c'hai uno spandi erbicida? Può essere, lo devi cercare. Ah, sì, perché mi sono dimenticato un terreno da togliere l'erbaccio, ho già restituito i cosi, ho già restituito i sarchiatori. Va bene, ragazzi, comunque vi faccio vedere sto bel trattoruccio. Anzi, togliamo l'unico problema, pure... ripeto, è l'interno. L'unico problema, ragazzi. È giusto, giusto. L'interno ancora è incompleto. Vabbè, ma lo completeranno, raga. Oh, qua lo stiamo a dire, non è un trattore finito. Quindi non è che dici, sì, ah, nicchie, sì, ma l'interno non c'è, è brutto. È brutto perché non è finito. Ma poi, quando finirà... Aspetta un attimo, ma io devo togliere sta pioggia, però. Che mi sta urtando proprio. Senti, io ho messo mostra sulla mappa, ma non me lo sta facendo vedere. Irroratrice, mostra sulla mappa. Bello, 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 bello. Allora, fammi rimettere l'HUD, fammi mettere il gioco veloce che magari smette di piovere. Allora, accendiamo il motore. Non si sente niente. Arrivano soldi. Non si sente sto motore. Devo alzare l'ulu. Ah, dollari. Cosa si sente? Euro devo mettere. Sì, no, è che io che qua mi sa che devo alzare. Credo devo alzare qualcosa. Volume veicolo. Vediamo. Oh, ma che sta a fa' notte? Sì, sono le 16, compà. Porca. Se vede un tubo, non si vede. Non posso. Dobbiamo lavorare col buio perché praticamente non si può seminare il giorno dopo. Ma intanto ha smesso di piovere almeno. Ma scusami, compa, perché non riesco a capire dove sta? Non mi fa vedere il fascio degli oggetti dove si trovano. Ma a me funzionava. Allora, vi faccio vedere, ragazzi, anche l'interno adesso, incompleto, ma ve lo faccio vedere. Ok, praticamente manca tutto il quadro strumenti, in pratica è spento. Al momento manca il quadro strumenti. Però vediamo. Al momento anche sì, è molto, cioè l'interno è molto semplice per ora. A parte il volante, per dire, i pedali non si vedono muoversi e in pratica sì. Diciamo che manca il quadro all'interno e manca anche che non si muovono, insomma, i pedali, va. Però, tutta la parte per interna, il resto. Sì. Però se siete come me che giocate dall'esterno, allora non ci fate neanche tanto caso. Comunque vi ripeto, raga, vi lasciamo in descrizione il link, mi pare, della pagina Instagram dei creatori di questo trattore. Ecco, bravo, compa. Vi lasciamo la pagina Instagram e lì, insomma, trovate il link per scaricare questo trattore. Però ovviamente solo PC, perché per console dovete per forza aspettare che esce sul mod hub. E non si sa quando, raga, non c'è una data. Potrebbe anche essere fra 2-3 mesi, 4 mesi, boh. Non si sa, non lo sappiamo. No, purtroppo no, non lo sappiamo. Quindi per ora, giusto chi ha il PC. Allora, ci mettiamo strumento, va bene. Beh, penso che ce la fa, 145 cavalli, vediamo. È un gran bel trattore con 20.000 euro. Vediamo. No, ma in fondo, qua è fatto bene. Sì, vabbè, ovvio. Non capita spesso che Nick lavora nel gioco di sera, ma ahimè c'era la pioggia. Sì, in teoria si può seminare anche con la pioggia, però non ho pensato, ah, ora poi fa buio, cavolo. Sì, fa un po' di fatica comunque, Cioè, va a 9 km/h, 145 cavalli, ci vuole una seminatrice un pochino più piccola. Quella seminatrice è 210 cavalli vuole. Non mi ricordo questa seminatrice quante ne richiede.
Non mi ricordo questa seminatrice. Allora, è quella rossa grande? Sì, è quella. Sì, richiede 210 cavalli, sì. Poverino. Poverino, poverino, sì, lo sto massacrando. Gli fondo il motore. Ma intanto, raga, che faccio? Capisco benissimo che nella realtà nessuno collegherebbe, diciamo, questa seminatrice a questo trattore. Però qua che ce faccio adesso? Se no, famo così. Facciamo così. Tu che stai portando l'irroratrice, fammi il cambio. Tu ti metti a seminare col trattore più potente qua. Così sto povero trattore non lo massacriamo. Così non lo massacriamo. Sono di ritorno. Ah, va bene. Allora, mo ci becchiamo lì all'ingresso. Sì, perché fa veramente tanta fatica, giustamente, poveraccio. Lo lascio qua. Mia povera Landini. Sto arrivando. Sto gioco la ghicchia un po' in prima persona, caspita. Sempre stato sto problema, cioè... sempre. Ma vai, sto venendo, ci vediamo all'ingresso dell'altra far. Ma io già sono pronto lì, che tu appena vedi il trattore te fermi, scarichi e via. Appena vedi Landini, dove c'è Landini lasci la botte. Mo io intanto vado a cercarmi un altro trattore, che devo portare una balla. Devo portare una balla di fieno a delle pecore. E mo il fieno non sta qua. Allora, mi dica ci arriva. Ah, arriva con pasto dalle strade di campagna qua. Madonna. Quindi mi serve un po' di tempo. Va tranquillo. No, aspetta. Eh? Ma tu hai sbagliato strada. Dico, difatti, ma dove cavolo arrivi? Vabbè, sempre là mi porta tanto. No, perché di solito io prendo un'altra strada. E mo vediamo dove ho lasciato, perché lì devo portare le due, due balle di erba. Mi serve un po' di fieno. Siamo pieni di animali. Ah, che poi è vero, devo anche ricordarmi che devo mettere poi la mod quella per macellare i maiali. Che ne avevo trovata una, me la so segnata. Ma siccome ancora i maiali non è periodo per macellarli, ovviamente. Ho sbagliato campo. Ma lì, guarda, dove c'è il trattore devi lasciarmi. Sì, quello ho capito. Ma io la seminatrice 36, non so dove prendo. Dove... No, è già sul campo, sul 36. Oh, ma qual è il problema qua? Allora, una balla di fieno spawn. Guarda, tutta la terra con la cacca, raga. No. Sì, questo è tutto liquamato, vedi, questa è tutta cacca. Ah sì, ci avevo messo liquamato. Beh, diciamo, guarda, non voglio entrare nel dettaglio perché poi la gente dice io sto mangiando, quindi lasciamo stare che è meglio. Diciamo, l'abbiamo fertilizzata in modo naturale. Non chimico, dai, va bene, diciamo così. No, è naturale. Mazza quante pietre, lo sai che ti distruggerà la seminatrice, vero? Poi in caso pigli a noleggio qualcosa oramai. Tanto quella seminatrice è a noleggio pure lei, quindi. Caspita, me ne frega a me. Ci metto un attimo a tornargliela indietro. E me ne prendo un'altra. Ecco, vi ho portato una balla. Adesso potete ballare. E tricche, okay. Ballacche.
Allora, perfetto, perfetto. Mi sa la sorpresa tutta, oh. Avevano fame. A posto. Perfetto, allora vediamo un po'. Ah, comunque, a proposito dei combatti, volevo dire, mi raccomando, non fidarti mai della paglia. Perché? Perché racconta balle. Io veramente, ragazzi, io faccio F8 quit. Ah no, quello su GTA si fa. Compa, oi. Uno ti dice la pura verità. Dopo di questo, ragazzi, posso disinstallare Farming Simulator 22. No. Ci vediamo direttamente su LS25, forse. Oh. Vai, Landini! Bravo, ecco, vedi, qua è il lavoro giusto, perfetto. Perfetto, perfetto. Ah, se è per questo, compà, non ti fidare mai neanche dell'etame. Vede che la gente sta mangiando, eh? Vabbè, ho capito, ma tu... Te la vorrei però, ricordare. Ho capito, ma tu non ti devi fidare dell'etame. Perché spara stronzate. Bravo. Perdonate quelli che stanno mangiando, a pensare agli stronzi. Oh, vabbè, ma ci sono anche altri tipi di stronzi, scusa, eh. Ci sono vari tipi di stronzi, oh, quelli lì, insomma. Non mi viene, no? Non ce la faccio a dirlo, sono troppo quelli educati. Quelli che galleggiano. No, parlo di quelli, parlo degli umani. Quando vanno a mare galleggiano. Ah, è giusto, è giusto. Allora, aspetta un attimo. Fammi parcheggiare il Landinuccio. Mettilo qua, mettilo qua. Bravo, Landini. Ma non c'è niente da farti fare. Ma proprio non so niente. Mo lo parcheggio, raga. Che devo fare, poverino. Peccato non c'ha il... Diciamo, non può mettere il... Come si chiama? La forca lì, insomma, no? Peccato. Se no l'avrei usato anche per trasportare le balle come questo. Vabbè, il tre punti fra e post è fatto. No, non hai capito, ti sto a parlare. Che coso lì, come si chiama? Non mi viene, la forca. Il caricatore per balle. Frontale. Bravo quello. Oh, ok. Che c'entra il tre punti. Vabbè, il tre punti, come ho già detto, c'è quello di Peppe. Universale, diciamo. Che poi va sia davanti che dietro, se dietro non c'è. Nel trattore, per dire. Quindi è molto utile, molto comodo, bellissima idea da parte di Peppe. Guarda che ho quasi preso un muro, anzi il palo. Mai ho seminato così bene, voglio... Ho preso un po' la parte del campo del vicino, però vabbè, pure dai. Pure io l'ho presa, pure io. Dai, vicino, ti ho dato un po' di frumento, poi mi ripagherai, cavolo. Allora, un'altra balla. Così gliela racconta. Ora, appena campo finisci, quasi terminato, ecco, eh? Appena finisce facciamo passare una giornata che qua non si vede niente. Ma benissimo, così... novembre devi vendere uova? Può essere. Che poi sai com'è, Landini, che il giorno successivo si vede meglio con la luce. E controlla, compa, che insomma devi vendere uova, novembre oggi. One moment, sto portando del fieno agli animali che l'hanno finito. Cioè che almeno non ci bastava quello che io ho dato. Abbiamo 117.000 euro. Serie senza debiti, siamo riusciti a sopravvivere senza debiti. La forza naturale di Nick. Allora, va bene, vai, boom. Vediamo se c'è da vendere qualche cosa. Allora, le famose uova non ne abbiamo, forse perché stavamo facendo una cosa con le uova noi, mi pare. Però c'è il pane, ma si vende a gennaio, novembre, ma qui non si vende niente. Ah, novembre. Dicembre il pane. Ah sì, ma di uova ne ho troppe poche, perché le uova le stavamo utilizzando per fare
la patata, quella pure di patate lì, che caspita ne so. Vabbè, no, non c'è e niente quella da quando la devi vendere. vendere? Boh. Qua è allora marzo. E poi ne abbiamo ancora pochissimo, pochissimo. Mo tanto ni. Mo vendere tutto. Ancora non siamo a marzo, gennaio, quindi. Ma frate, ma a Vabbè. dicembre che vuoi fare? A gennaio che devi fare? Un attimo, gli animali secondo te che fa? Mangiano da soli? Di Non qua. ce l'hai per 2 o 3 mesi di sfamazione? Non lo so, forse. Sono tanti gli animali. Cioè, che a occhi chiusi faccio passare. Una volta, beh, era bello su Farming 17, 19. E facevi passare le cose così, passavano i mesi, che era un piacere. Ma qua invece è serio, qua non puoi più far passare i mesi come vuoi. Qua è più realistico se non ci stai attento. Ci vuole pure la paglia per gli animali, mannaggia. La paglia, paglia, paglia. Vabbè, quando ha finito Che fammi seminata mi sono. sapere. Ho fatto, compa, io sto tornando in Ah, e farm. allora vabbè, uguale la paglia, tanto danno letame, sinceramente, non è che sto impazzito con sto letame io. Vabbè, allora, facciamo passare una giornata andando, Ti vuoi comprare va. sto campo 22 e lo seminiamo? No, bene, vai. No, 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 piano piano, compà. Perché poi non lo so, dipende ancora se escono certe mod belle. Cioè, se mi tolgo i soldi, Oh, il poi. pallo e l'acqua! Ok. Se mi tolgo sti 4 soldi che ho. E poi seminarlo mo' di notte, no? Metti che poi il raccolto. Mo' c'ho paura che il raccolto mi cresce di notte. Meglio di no. Ci manca che poi è pronto quando sta per marcire. Meglio di no. Allora, perfetto. Allora, fammi controllare gli animali. Vediamo. Stanno bene, abbastanza bene. Molto bene. Questi, vabbè, hanno Nah, già fame. il palo, ho preso il palo per colpa di zio Nick. I cavalli già stanno a 7.000 euro. Perché mo' che ho sistemato la mod, che in 12 mesi arrivano a 50.000 euro. Finalmente li vedo maturare come si deve. Allora, andiamo a vedere di Quella nuovo mod te la i landini. devo rubare, compa. Che me. Ma tu ce l'hai già? Che me devi rubare se stai giocando qua? Ce l'hai già la mod. Allora. La devo caricare sul mio server, compa. Lo so, la dovrei passare anche ai ragazzi. Che. Però me l'hanno chiesta. Però, come ho già detto, caspita. Devo dare le mod degli altri modificate. E poi non so mai. Si incavolano i No, mod. raga, no, no, raga, io c'ho brutte esperienze con queste cose, raga, non è cattiveria, ma no, no, raga, no, no, no. E quello è il problema, che di solito i modder non apprezzano che qualcuno ridistribuisce le loro mod modificate. E quello è il problema. Allora. Ah, ma te dove stai mo? Quindi che stavi a fa? Sto andando in farm, perché già la si... Ah, e qua è la farm, non è che devi andare lontano. Qui devi lasciare la seminatrice, mica là sotto. Ma qua è dove si lavorano i Come? terreni. Ah, non è qua? Tacci Qua, dove hai seminato la devi lasciare. tua. E certo, normale, che me la lasci nella farm degli animali. Quella farm animali, non è farm da lavorare, insomma. Scusa, che ne... Mannaggia a me. Sta a morire, ragazzi. Ora firmami di caccio che tutti i suoi averi li lascia a Mannaggia a me. me, mannaggia, ma noi siamo con sto raffreddore, il freddo. Ma quale freddo? Fa caldo, io sto a morire di caldo, c'ho Ma quasi mo devo l'aria con. tornare. Come? 15 gradi stanno da me, compà. Tu, mo, compà, questa qua te la devo portare là. Toh, dimentica. Te Vabbè, la lascio qua. lasciala dove ti pare, va. Fammi parcheggiare il Ok. trattoruccio, va. Parcheggio qua. Ah, mamma mia, ragazzi, mi dicaccio è veramente un pagliaccio. Come Ok, dicevo oggi. parcheggiata in maniera bella, pulita, garbata. Ora, che mi devi far fare? Ma dove. Che sto parcheggiato è? Che ti do, Mamma, fa? compà, no, non ti fidi proprio, compà. Oh, mamma mia, oh. Ma perché sei venuto a guardare? No, no, non devo parcheggiarla. Sono sceso un attimo che dovevo vedere questa cosa bella qua dietro. Vabbè, lascia stare, io ci mando l'operaio che me lo riporta nel posto giusto, ah. Ah, che te stavo a dire? No, un attimo, aspetta, mi cazzo mi confonde, perché non è che. Stavo a vedere una cosa, ma me l'ha fatta dimenticare, Qua manca mannaggia. l'acqua, te la devo mettere io l'acqua. Come Ma che funziona? c'entra? No, no. L'acqua c'è il pozzo. No, Ok, no, dimmi. no. E c'era una cosa che stavo a fare, l'ho dimenticata. Ah, ma Forse era ragazzi, però no, sempre. dà la colpa a me, dà, ragazzi, è fatto vecchio lui e dà la colpa a me, capito? Cioè, come fai a dimenticarti in 2 minuti? Ma se te mi confondi.
Mamma mia, cosa stavi facendo? Te ricorda di cosa stavamo parlando? Che ne so, mi ricordo. Io stavo morendo e poi... A parte quello, non lo so, non mi ricordo. Non mi le ricordo. Pecore, le mucche, il mangiare. Era un'altra cosa, ma non mi ricordo più. Ragazzi, non mi ricordo, niente, raga, non basta. Non ce la può fare, non ce la può fare. Vabbè, oh, che te devo dire? Ero qui che ci stavo a riflettere. Ah, sì, ora mi ricordo, ok. Hai visto? Vedi, mi è bastato rivedere un attimino... Eccolo qua. Che cosa ha fatto? Raga, non vedo. Dove è andato? Aspetta, lo so, sento io, un lo camion. So sento acceso un qualcosa, acceso. Vai. Mo' mi sono ricordato. Mo' mi sono ricordato cosa devo fare. Vai, Non so che sta facendo, raga. Sento che è molto entusiasta e quindi... Sto caricando cacca, quindi sono molto entusiasta. Ma perché non me la carica? Ah, ok, quindi la vendi. No. Oh, sto cassone. Che cacchio di cassone è? Non carica più, madonna, il cassone non carica. Ma compa, ma che mod di pannelli solari è questa? Bellissime. Appiattisce sui tetti. L'ho modificata io. Ah, ok. No, diciamo che di base è così che funziona. Però io l'ho modificata perché non pagava niente. Ora invece paga strabene. Paga giusto, ho fatto i calcoli. Mannaggia la miseria. E dai. Lo devi mettere qua. Qua lo devi mettere, avanti qua dove sto io. Oh, ora lo legge, vedi. Allora, che devi mettere, la botte? A cacca. Devo fare fertilizzante. Ah. Cioè la mod, non mi ricordavo neanche di avere la mod del fertilizzante, a dire la verità. Ok, mod sta cosa? Fertilizzante production. Ok. Fertilizzante production. Vai là che concludiamo lì, che comunque il tempo vola. Anzi no, concludiamo nell'Andini. No, concludiamo nell'Andini, c'è più senso. Concludiamo poi nell'Andini. Comunque vi ripetiamo, ragazzi, in descrizione vi lasciamo il link per scaricare il Landini, diciamo. O quantomeno vi lascio il link di Instagram. Poi se loro il link lo tolgono, ovviamente è una loro scelta, cioè capito, non è che non dipende da noi, quindi non vi posso lasciare il link diretto del download, ma la pagina dove in teoria trovate il link per scaricarlo, solo per PC ovviamente. E poi vabbè, a parte questo, in descrizione ci trovate il canale di Miticaccio, in descrizione c'è un link per comprare questi e molti altri giochi scontati, i miei social e molto altro. Sono finito quasi. Ho preso l'albero, raga. No, ho preso un palo, che meno male che è trapassabile. Ma forse era meglio che pigliavo il palo perché ero finito nel buco. Scusami. Questa è la versione della paglia. Clotting. Ah, fertilizza e produce. Vedi che bella zona industriale si è fatto Geonic. Ah, vero? Ah, questo è l'essiccatore. Vero, questo qui lo devo mettere nel prossimo gameplay della Alma, perché dobbiamo essiccare. A proposito, è vero, pure qua mi sono dimenticato. Madonna, quanto casino fa sto coso, compà. Non ho sentito niente. Allora, è vero, mi sono ricordato, raga. Devo mettere la botte quella per trasportare i liquidi, che ancora non l'ho fatto neanche qua. Questo lo devo mettere nel prossimo episodio di domani, insomma, della Alma, l'essiccatore, perché abbiamo il mais nella Alma. Devo mettere la botte per trasportare carburante. Se mi sa che il prossimo gameplay della Alma devo mettere proprio questo macchinario. Così quel mais lo famo diventare tanti bei quattrini. Va bene, allora andiamo nell'Andini che concludiamo lì. E quindi non mi devo dimenticare di sta cosa della Alma. E mo dov'è? Vai tu prima qua. E poi vengo sì, io. Sì, ci sono. Va bene, ragazzi, quindi che dirvi? Noi concludiamo. Spero che vi sia piaciuto il gameplay. Spero vi sia piaciuto il Landini.
Ovviamente, vabbè, l'ho già detto, in descrizione c'è tutto quello che può interessarvi. E ragazzi, ci becchiamo quindi presto, ovviamente. Aspetta, che mi metto sopra i landini, faccio il seschi. Sì, sì, bravo, bravo, col tubo nel di dietro tuo, no, benissimo. No, non ti permettere. È così. Allora, raga, buona giornata a tutti voi, a presto, ragazzi, ciao ciao. Ciao, bellissimi, vi vogliamo bene. Ciao.